È durato poco più di 20 minuti il derby calabrese di seconda divisione Vigor Lamezia Catanzaro. L'imponderabilità del calcio si è verificata e l'atteso confronto di vertice è stato sospeso per l'infortunio del direttore di gara, il signor Riccardo Rossi di Pordenone. Lussazione alla spalla per lo sfortunato fischietto friulano, scivolato al 21esimo sul terreno di gioco bagnato per la pioggia caduta alla Lamezia Terme in mattinata e durante l'inizio di partita. Delusione per gli oltre 3.500 del Dippolito, come previsto gremito per questa gara di cartello molto sentita nella città della Piana. Erano circa 200 i tifosi del Catanzaro sistemati in curva, con qualche presenza anche nella tribuna centrale. Gara resa ancora più piccante ed incandescente dalle dichiarazioni della vigilia di Cozza, che l'aveva definita un non derby per la sponda catanzarese, alle quali aveva seccamente risposto l'infastidito presidente biancoverde Mascaro, definendo il tecnico un mero provocatore, autore di dichiarazioni fuori luogo che potevano sfociare in atteggiamenti poco civili, di cui per fortuna il pubblico lamettino non si è reso protagonista. Minuto di silenzio e di raccoglimento per il tifoso biancoverde Saverio Giuliano, morto a 51 anni qualche giorno fa. Il capitano dei lamettini Mangiapane ha depositato un mazzo di fiori in quello che fu il suo posto in tribuna, dove c'era la famiglia della vittima che ha ringraziato la società vigorina per il gesto. Vigor in campo con il 4-2-3-1, Catanzaro con il collaudato 3-4-3. Biancoverdi aggressivi all'inizio, apre il capitano Mangiapane al secondo con una punizione minacciosa da 25 metri che Mengoni sventa in corner. Al 14esimo sul fronte opposto è il Catanzaro pericoloso con il traversone di Spillace con Forte che deve uscire di pugno senza paura per neutralizzare. Passano 3 minuti ed è ancora Mangiapane protagonista con una punizione dal limite, la traversa salva la squadra giallorossa. La gara è bagnata ma coinvolgente ed adrenalinica a ambo i fronti, il pubblico gradisce e partecipa. Al 20esimo Cane di Forza entra in aria, il suo rasoterra diventa un assist per De Luca che non ci arriva. L'azione prosegue con la Vigor in avanti ed è proprio in quegli istanti che si verifica la rovinosa caduta di Ross, sembrata subito grave. L'arbitro si sottopone alle visite mediche dei sanitari delle due compagini. La gara viene sospesa per un quarto d'ora. Le squadre restano in campo a riscaldarsi, ma la sensazione è quella della sospensione definitiva. Infatti puntuale giunge il verdetto al 36esimo, quando i due capitani Mangiapane ed Accursi informano i compagni della irrevocabile ed improcrastinabile decisione. Vigor e Catanzaro salutano le proprie tifoserie e riguadagnano gli spogliatoi. Il derby è già finito.
Sì, abbiamo iniziato bene, però dispiace, resta soltanto questo piccolo riscaldamento che abbiamo fatto e basta, perché comunque nel momento in cui, come diceva, si è vista una bella vigor per 20 minuti, pensavamo tutti quanti che potesse continuare a vedersi una bella vigor, invece è andata così. L'arbitro cosa ha la spalla, una Sì, contagiata. esattamente, sì, alla spalla, sì. Perché non c'è stato niente da fare. No, no, è stato impossibile, anche perché aveva parecchio dolore, quindi non si può. Penso di sì. All'ospedale. Peccato. Questo comunque cosa comporta per la sua squadra, da un punto di vista. Era Comporta. partita bene, era un buon momento. Sì, vabbè, questo ormai non si pensa più a questo, si pensa soltanto a quello che sarà, perché questo comporta recuperare la partita, questo comporta bisogna andare a giocare domenica a Perugia, Perugia non è dietro l'angolo, c'è il viaggio, è un grave danno per noi, è un Non la grave gioca oggi. danno. Certo, ovvio, ma non per i 20 minuti, perché insomma c'è da andare a Perugia, non sappiamo quando si gioca, tutte queste cose qua. Però può essere un po' più riposato, secondo me per noi è un grave danno, non può essere più si potrà riposata. giocare anche domani sera. No, 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 dice che si La gioca. Lega non può, domani sera si potrà Si giocare. gioca mercoledì, no, Allora, gioca col tram. visto che è la vicinanza, si poteva fare così. Un Certo. altro si poteva prendere. Visto che di partita ne abbiamo vista poco, il presidente che ti ha preceduto si è lamentato un po' delle dichiarazioni di Coz e di non so di qualche altro per la vigilia. Tu questa vigilia come l'hai vista? Ah, io l'ho vissuta bene e questo forse diciamo un pochettino si è visto anche in campo, nel senso come abbiamo preparato la partita, con grande carica, grande voglia, però con grande tranquillità. La squadra occupava bene il campo, con i tempi giusti, nonostante il campo fosse bagnato, quindi questo testimonia che i ragazzi avevano iniziato la partita con la mentalità giusta. Poi ha parlato il presidente sulle dichiarazioni del collega, che dire, niente, insomma, probabilmente non l'ha detto in malafede, nel senso sembra un pochettino che come dire, abbia un po' snobbato, non la partita perché lui la partita non la snobba perché è una persona intelligente, sa che la Vigor è una buona squadra, e io continuo a fargli i complimenti per come sta guidando il Catanzaro, quindi è un allenatore molto bravo. Però forse per come l'ha detto, un pochettino la piazza, forse questi colori, ecco, non noi come squadra perché ci ha fatto i complimenti a me, ha fatto i complimenti alla squadra, quindi siamo contenti, però un pochettino, tra virgolette, diciamo un po' snobbato questi colori e forse qui è stato un po' leggero, però comunque non penso che l'abbia fatto in malafede, assolutamente no. Mister, soddisfatto della risposta del tifoso? Ma su questo non avevamo dubbi. L'unico problema era battere il Catanzaro. Sui tifosi non c'era dubbio, insomma. Era una bellissima giornata, anche se la pioggia si è messa di mezzo, però è andata così e quindi speriamo che quando si rifarà la partita ci sarà la stessa gente, se non di più. Va bene per voi giocare di sera per la squadra che sarà regalata. Ma sì, potrebbe anche andare bene, però adesso andiamo anche un po' incontro all'inverno, nel senso alle temperature un po' diverse, però noi per andare incontro alle esigenze della gente giocheremo anche alle 3 di mattina, quindi non c'è problema. Contratto e poi è venuto già a far vedere la partita, perché lui ha anticipato col Modena contro la Sampdoria a Genova ed è venuto a trovarci a vedere la partita, niente di particolare. L'ho già detto e ribadito, perché bisogna avere anche rispetto di questi ragazzi che stanno giocando e stanno sudando la maglia. Io dico che poi quando si riaprono le liste a gennaio, poi sicuramente qualcosina si fa, l'abbiamo detto, l'abbiamo stradetto. Questo è inevitabile, però in questo momento dobbiamo essere tranquilli, mancano due partite, abbiamo la Coppa Italia, questa da recuperare, sicuramente poi vediamo un pochettino. E io volevo ricollegarmi al discorso di prima, perché dobbiamo un attimino stemperare i toni, perché anche le dichiarazioni del Ministero del Cozza sicuramente qualcuno l'ha fatta anche arrabbiare, però non è il caso di andare a mettere sempre la piaga. E io dico questo perché noi siamo diciamo, della stessa provincia, calabrese, poi quando andiamo fuori sicuramente magari voi sapete benissimo come ci trattano,
poi noi ci facciamo le guerre. Io non sono qua a fare lezioni di vita a nessuno, però dobbiamo stemperare i toni, anche se magari c'è stato qualche frainteso sicuramente durante la settimana scorsa e questa settimana anche di qualche dichiarazione, però io credo che non bisogna essere così, bisogna sicuramente essere amici e guardare sempre con positività tutto quanto. Io ho detto sempre in settimana, anche in questi mesi, che la vera sorpresa era la Vigor Lamezia. E nessuno mi può smentire, perché c'è un grande tecnico, una grande società. Ma io spero che sia la Vigor che i colori giallorossi, il Catanzaro, possano avere veramente un grande futuro. Ma per lei è un derby questo, signor? Per lei è un derby questo? Sicuramente è un derby. È un derby tra calabrese e tra diciamo che sono 25 km, 30 km di distanza. È un derby, come, però non è un derby da categorie, diciamo, superiori. Sì, vabbè, il discorso è adesso, non dobbiamo andare a trovare sempre il pelo nell'uovo. Io questo voglio dire, perché il discorso è questo: se dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, qua ci facciamo sempre polemica. E non è corretto per tanti motivi, solo questo qua io dico. Non è corretto per tanti motivi, perché ci conosciamo tutti. Siamo tutti della stessa famiglia, io spero. E spero e mi auguro che veramente da qua in avanti si possa veramente parlare di calcio. Angelo, ti aspettavi questa vittoria a questo punto del campionato? Tu ti conosci bene questa squadra e questa realtà? No. Guardi, nonostante tutto, col mister Cozza, dopo la partita di Coppa Italia, abbiamo detto che la Vigor Lamezia può arrivare in alto. Parole di mister Cozza. Siccome ne abbiamo parlato, Massimo è presente, l'Urso, e si parlava di questo. Non crediate che la Vigor è una Cenerentola o magari è una squadra. La Vigor Lamezia è una buona squadra che può arrivare nei playoff, questo si era detto quest'estate, e difatti siamo che sta vedendo la forza della Vigor, che sta facendo veramente bene. Io sicuramente la vera sorpresa è la Vigor di questo campionato. Invece il Catanzaro mi dà dell'augurio tuo, invece lo può arrivare? Guarda, io mi auguro di fare certe categorie, perché il presidente Cosentino l'ha detto chiaro, il mister, quando, perché anche noi non pensavamo di arrivare a questi livelli, perché noi siamo partiti, come ben sapete, in sordina, non sapevamo la categoria, abbiamo fatto la squadra piano piano e poi con gente, come ho detto sempre, gente che viene dall'interregionale, gente che non ha giocato tanto come Romeo Squillace. Se potete andare a vedere anche le squadre che hanno militato, questi signori qua, questi giocatori, hanno giocato poco. Lo stesso Carbone, lo stesso Masine, gente che si vuole rivalutare e che ha fame di calcio. E io credo che facendo questo tipo di politica sicuramente si può arrivare in alto, non con nomi altosonanti e via dicendo. Noi abbiamo un gruppo meraviglioso, un tecnico meraviglioso, e ce lo teniamo ben stretto. Direttore, un po' di pretattica da questo. No, ma io un collega vostro ieri l'ho detto. Ho detto tranquillamente, infatti un giornale l'ha riportato. Bastava chiedere, quindi. Senti, un po' di difficoltà dietro nei primi 20 minuti della gara di Sintra. No, 20 minuti è durata la partita. Abbiamo avuto, non credo, tutte 20 minuti di difficoltà. Loro sono partiti molto forti, molto aggressivi. Giocavano palla lunga, ci hanno non messo in difficoltà, ma tenuto un po' bassi. Poi penso gli ultimi minuti prima della sospensione eravamo riusciti a prendere un po' di campo, però alla fine analizzare 20 minuti è... No, è difficile. Di solito si analizzano 90, quindi 20 minuti. Le squadre che ti hanno impressionato di più finora? Le squadre che mi hanno impressionato di più? Secondo me noi abbiamo avuto difficoltà con... Ho trovato difficoltà con l'Aprilia in casa. Lo stesso Perugia, che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Cioè, le squadre in difficoltà ci possono essere dalla prima all'ultima in classifica. Io credo che il Catanzaro deve sempre cercare di giocare per vincere, poi se affrontiamo la prima o l'ultima dobbiamo sempre giocare per vincere. È vero che abbiamo più difficoltà con quelle di bassa classifica per adesso. Se vogliamo fare il salto di qualità, dobbiamo migliorare soprattutto in questo.
Io ho accettato il cortese invito del sindaco Gianni Speranza, un amico con quale andiamo pienamente d'accordo, anche se abbiamo delle origini diverse dal punto di vista politico, ma dal punto di vista istituzionale c'è un rapporto proficuo che guarda lontano, che guarda proprio con la possibilità di fare l'area metropolitana Catanzaro-Lamezia, perché ritengo che Catanzaro non può fare a meno di Lamezia, come Lamezia non può fare a meno di Catanzaro. Era una giornata iniziata bene, anche nonostante il cattivo tempo, le squadre erano tutte e due ben attrezzate, quindi non si sa chi avrebbe vinto. Io naturalmente facevo il tifo per la città di Catanzaro, per la società sportiva calcio Catanzaro. Gianni naturalmente riservava il suo tifo nei confronti di Lamezia. C'è stato questo infortunio da parte dell'arbitro e quindi la partita è stata sospesa, però è stata un'occasione per incontrarci non soltanto con Gianni ma con tanti amici. Ho visto il presidente della regione Franco Talarico, l'assessore Magno e altri personaggi. Comunque ci rivedremo quando sarà si riprenderà nuovamente la partita Vigoro Catanzaro. Io ringrazio il sindaco di Catanzaro per aver accettato il nostro invito, per essere venuto qui a Lamezia. Era una bella cornice di pubblico, in un clima di grande sportività. Si è infortunato l'arbitro, per fortuna non si è infortunato in maniera grave. La partita si ripeterà e ci rivedremo. La Vigo stava andando anche bene, aveva aperto una traversa. Ha preso una traversa, quindi, però, vabbè, si ripete la partita, va bene, tanti auguri.